Gesù rassomiglia il suo regno a una festa di nozze. Cosa c'è di più bello di una festa di nozze? Tutto è festoso, tutto è giulivo, gli sposi sono contenti, tutti si vestano bene, è festa. Però non tutti possono entrare a questa festa di nozze. È l'insegnamento della parabola di questa domenica. Sono tutti a aspettare che arrivi lo sposo e lo sposo tarda a venire, per cui le porte sono chiuse e aspetta, aspetta, gli invitati si addormentano. Gesù non si stupisce di questo, Gesù è abituato a gente che si addormentava. Si addormentarono sul Tabor, si addormentarono gli apostoli al Getsemani e anche quelli che attendono lo sposo si addormentano. Quando a un certo punto, durante la notte, ecco lo sposo! E alcune delle vergini che dovevano fare il corteggio si accorsero che gli mancava l'olio, per cui le lampade si spengevano, per cui corrono al mercato a comprare l'olio, ma nel frattempo in cui arriva lo sposo e si chiudono le porte, arrivano anche loro e rimangono fuori. Rimangono fuori e allora bussano alla porta e lo sposo si vede rimasto dietro la porta a sentire le reazioni di queste che erano arrivate dopo e a loro bussare, a loro forzare per poter entrare risponde: non vi conosco, non vi conosco. Non avevano le lampade accese. E che cos'è la luce delle lampade? Che cos'era l'olio delle lampade? Gesù non ce l'ha detto. I padri ci sono inventati, ci hanno detto un sacco di belle cose, però sicuramente era la somiglianza con Cristo. Non vi conosco. Guardate a me che sono mite e umile di cuore. Credo che quell'olio è l'immagine della mitezza e della umiltà di Gesù che produce la fiamma della carità che arde e illumina e fa entrare il Signore, ci fa entrare col Signore. Ecco qual è l'insegnamento di questa domenica. In attesa del Signore che viene con le lampade accese della umiltà e della carità che ci rende simili a Cristo, perché non ci sentiamo dire non vi conosco, ma vi riconosco, venite benedetti del Padre mio, entrate alla festa di nozze. Buona domenica.